E veniamo alla pagina politica. Pochi giorni fa l'espulsione della senatrice Fucksia dal Movimento 5 Stelle è solo l'ultimo caso, in realtà in meno di 2 anni sono almeno circa una quarantina i parlamentari dissidenti allontanati. L'ultima epurata nel Movimento 5 Stelle è la senatrice Fucksia. La pattuglia dei dissidenti contrari alle regole dettate da Grillo e Casaleggio è arrivata a quota 37. Nel 2013 erano stati eletti 163 parlamentari, dopo meno di 2 anni ne restano 126. Sulle espulsioni il Movimento 5 Stelle è sempre stato un movimento molto coerente, la coerenza ha pagato perché questo paese ha bisogno e i cittadini italiani meritano una classe politica, dirigente, amministrativa che sia finalmente coerente, onesta e rispettosa delle regole. I guai erano tutti cominciati nelle amministrazioni locali. La prima roccaforte a cedere sotto gli attacchi di Grillo era stata Parma. Per governare, il primo sindaco 5 Stelle ha disobbedito alle regole del movimento. Nessuna alleanza, nessun compromesso, alimentando così i focolai del dissenso. Pizzarotti è rimasto grillino, ma con il divieto di parola. I guai nelle amministrazioni locali espugnate non finiscono mai. Vicino all'espulsione è il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha licenziato 3 assessori grillini ed è stato sfiduciato da 4 dei 5 consiglieri comunali del movimento. Trascinata dalle sorti giudiziarie di un ormai ex consigliere comunale grillino accusato di voto di scambio aggravato e tentata estorsione, il sindaco di Quarto, la 5 Stelle Capuozzo, rischia la poltrona se la giunta comunale sarà sciolta per mafia. E poi ancora Venaria Reale. Una consigliera 5 Stelle lascia il gruppo in dissenso con la linea politica e il sindaco è alle prese adesso con una piccola crisi.